Ogni anno, in Inghilterra e nel Galles, vengono prodotti più o meno 5 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi, compresi 2 milioni e mezzo di frigoriferi. I vecchi frigoriferi contengono CFC o clorofluorocarburi, usati come refrigerante, una sostanza che minaccia lo strato di ozono. Per rimuovere gli inquinanti e sbriciolare il resto, viene usata una tecnologia molto evoluta. L'impianto di riciclaggio dei frigoriferi tratta 750.000 pezzi l'anno, anche se potrebbe trattarne fino a 1 milione. È stato progettato per raccogliere le sostanze dannose per l'ozono che si trovano nei vecchi frigoriferi. I CFC si trovano nella schiuma isolante dei frigoriferi e nel liquido refrigerante. Il liquido viene estratto e il frigo viene spogliato di tutto ciò che potrebbe danneggiare i macchinari, come gli interruttori al mercurio e i vetri. Poi inizia il viaggio verso la distruzione. Otto per volta i frigoriferi salgono sul nastro trasportatore verso il frullatore. Sembra una versione da incubo del solito elettrodomestico. Per fare a pezzi i frigoriferi, questo frullatore usa due pesanti catene rotanti ad alta velocità. In soli 4 minuti, 8 grandi frigoriferi vengono ridotti a un mix di polvere e schegge di metallo. Ogni traccia di schiuma contaminata con CFC ancora presente in questa mistura viene ridotta a frammenti di circa 2 mm. La misura perfetta per i fori di un gigantesco setaccio metallico. I CFC recuperati vengono inceneriti ad altissima temperatura. Liberati dai loro veleni, i brandelli di frigoriferi viaggiano fino ad attraversare un campo elettromagnetico che separa il metallo da tutto il resto. In totale, l'acciaio recuperato da ogni frigo ammonta a circa 40 kg. Ogni anno, sempre più oggetti domestici vengono sostituiti invece che riparati. Il metallo non è il solo materiale riutilizzabile. Anche plastica e vetro sono materiali riciclabili per la salvaguardia dell'ambiente. Ogni anno vengono usate oltre 100 milioni di tonnellate di plastica, 20 volte più di 50 anni fa. Produrla richiede l'8% della produzione mondiale di petrolio, ma soltanto il 7% di questo prodotto diffuso in tutto il mondo viene riciclato. È abbastanza comune cambiare la TV o il computer prima che raggiungano la loro data di scadenza. Queste icone della vita moderna non possono essere buttate nel secchio. Contengono materiali e prodotti chimici letali per l'ambiente. Per questo motivo vengono trattati con procedimenti dedicati. In questo capannone vengono smantellati 60.000 monitor al mese, ma sono soltanto una goccia nell'oceano dei rifiuti elettronici. Ogni anno, soltanto in Inghilterra, vengono gettati via circa 2 milioni di TV e 2 milioni di computer. Ogni monitor viene dissezionato individualmente. Una macchina separa il vetro ricoperto di piombo da quello non ricoperto. La plastica viene tolta, oltre a ogni parte elettronica interna. Ogni anno in Inghilterra vengono buttate nella spazzatura più di 1 milione di tonnellate di apparecchiature elettriche, l'equivalente di 2.500 jumbo jet. 10 anni fa tutta questa spazzatura finiva in discarica. Oggi invece viene riciclata.